Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Rumolca di fiducia. Eccoci oggi a una piccola uscita infornata di Xbox News con alcuni titoli molto interessanti del quale si è parlato un po' pochino a dire la verità questa settimana, ma che ci sono assolutamente molto cari. In primis l'evento di Paradox, ma anche secondariamente roba di casa nostra. Quindi come sempre, prima di passare al cuore del video, iscrivetevi al canale, like e campanellina, facciamo crescere questo canale, perché poi è inutile che vi lamentate che non ci sono contenuti di Xbox su YouTube e quelle che ci sono non li guardate, quindi iscriviti subito. Detto questo, non indugiamo oltre, let's go. Benissimo people, partiamo con lo showcase di Paradox. Come sapete, appunto, lunedì c'è stato lo showcase di Paradox, che era stato sponsorizzato fra virgolette in collaborazione con Xbox. Ne avevamo parlato nel video di domenica. Qualche titolo croccante è stato mostrato, a dire la verità ne sono stati mostrati diversi, ma non c'è stato moltissimo gameplay da condividere e di date di lancio, a dire la verità non se n'è vista praticamente nessuna. Quindi le cose più interessanti fortunatamente riguardano proprio Game Pass. Infatti sono stati annunciati due titoli che arriveranno proprio al day one all'interno del servizio in abbonamento di Xbox. Il primo è The Lamplighter League, una sorta di strategico a turni in griglia particolarmente interessante. Ci sono diversi elementi di gameplay, proprio perché anche gli sviluppatori ne hanno parlato in maniera non approfonditissima ma comunque gradevole, godibile, e si sono mostrate alcune caratteristiche molto interessanti, fra cui le interazioni ambientali, danni elementali, interazione con lo scenario a 360 gradi. Quindi tutti gli amanti degli strategici a turni potrebbero trovare questo titolo estremamente fragrante. Altro titolo invece particolarmente interessante è stato Cities Skyline 2, il seguito di Cities Skyline, ovvero il city builder per antonomasia, perché vi trasformerà in sostanza in piccoli architetti e ingegneri, esperti di urbanistica, insomma, perché appunto dovrete costruire la vostra città partendo da un piccolo agglomerato di case fino a delle super megalopoli gigantesche, con tutti i problemi di gestione appunto di queste città enormi. Arriverà sul Game Pass anch'esso al day one nell'arco del 2023, anche qui niente data così come per The Lamplighters League, ma nota super interessante che potrebbe esservi sfuggita è che arriverà completamente in italiano. Infatti è stato localizzato nella nostra lingua, cosa che il predecessore non era, perché Cities Skyline 1 era tutto in inglese. Quindi ottima cosa, specialmente perché insomma per un titolo gestionale di questa fattura è estremamente utile per i neofiti capire che cosa ci sia a schermo, e spesso insomma le diciture in inglese sono un po' truffaldine, quindi molto bene. Comunque sia, all'interno di questo evento sono state mostrate tante altre nuove IP. C'è stato mostrato anche un DLC di Crusader Kings 3, che però anch'esso senza data di rilascio, col trailerino in CGI, sì, qualche chiacchiera con gli sviluppatori, però date effettive e actual gameplay, niente. Tanta roba da tenere sott'occhio, comunque ottime inclusioni per il nostro catalogo del Game Pass. Molto bene. Tranquilli, c'è anche altra roba che arriva al di fuori dello showcase di Paradox, perché è stato annunciato proprio questa settimana l'arrivo di Wolsen, un action RPG isometrico, Diablo-like, Diablo-clone, fate un po' come vi pare, comunque molto molto interessante, che ha visto i suoi natali già diversi anni fa su PC. Finalmente arriverà anche per console il giorno 15 di marzo. Ottima inclusione dal mio punto di vista, perché sapete io sono un grande amante degli action RPG, purtroppo però uscita infelice se vogliamo. Vi ricordo ovviamente che dal 17 al 19 marzo ci sarà la closed beta per tutti coloro che hanno preordinato Diablo 4, quindi ovviamente un diretto competitor, se per dire così, per dirla in questo modo, così come la settimana successiva dal 24 al 26 la open beta per tutti di Diablo 4. Far uscire un titolo full price a ridosso di una beta gratuita di Diablo potrebbe minarne fra virgolette l'acquisto, ecco, diciamo che potevano scegliere un timing leggermente migliore. Comunque se vi interessa sappiate che arriva. Ma prima di concludere il blocco degli action RPG dobbiamo menzionare per forza un titolo sviluppato da Digital Sun, ovvero i creatori di Moonlighter, che uscirà il giorno 18 aprile anche su Xbox, ed è Mage Seeker: A League of Legends Story. Ebbene sì, il famoso spin-off action RPG bidimensionale, non
in isometrico, ma realizzato appunto da Riot Games, quindi il loro famoso progetto action RPG. Da quello che si è visto, perché era tutto gameplay, molto retro se vogliamo da un punto di vista estetico, il gameplay sembra bello frizzantino, non c'è menzione ovviamente che sia all'interno del Game Pass, a meno che davvero uno sconvolgimento in virtù della collaborazione con i titoli di Riot Games lo porti proprio così fra capo e collo. Comunque, amanti del genere, fra Wolsen e questo, secondo me, c'è ottima roba da giocare in attesa di Diablo 4, ecco. Ed ora qualche dettaglino succoso in merito a Redfall, perché sì, sono stati mandati un sacco di inviti a un sacco di creator per partecipare a un evento realizzato appunto da Arkane, al quale, ebbene sì, non sono stato invitato, ovviamente, perché sono stati invitati i creator più grossi, fra virgolette, del pianeta, quindi... ci sta, ovviamente, ricordatevi di supportare il canale facendomi diventare uno dei canali più grossi del pianeta all'interno dell'ecosistema di Xbox, ma comunque ci sono delle informazioni che però sono state rivelate al pubblico direttamente da Redfall, a dire la verità, dal suo account Twitter ufficiale. Il primo riguarda il crossplay. Ebbene sì, perché abbiamo appreso che il titolo sia cross-platform fra console, PC, ma anche nelle versioni PC fra quella Microsoft Store e Steam. Quindi potrete giocare con chiunque possegga Redfall, a prescindere che l'abbia acquistato su Steam, sul Microsoft Store, su Xbox, insomma, disponibile per tutti, vero cross-platform, e molto bene, direi. Altra nota interessante per la quale potrei dire di essere estremamente soddisfatto, è stato detto a chiare lettere che gli oggetti cosmetici non saranno soggetti a delle microtransazioni in pratica, ma potranno essere acquistati all'interno del gioco, quindi ottenuti all'interno del gioco, presumibilmente spendendo oro o risorse particolari, oppure essere trovati proprio in esplorazione all'interno del mondo di Redfall, il che significa che sostanzialmente tutte le skin di tutte le armi e dei vari costumi dei personaggi possano essere ottenuti comodamente senza sborsare il becco di un quattrino, visto che molti avevano detto wow, le skin così, le skin cosò, magari ci metteranno uno shop dentro. Ecco, hanno confermato che non ci sia niente di tutto ciò. Molto bene. E infine parliamo di Halo Infinite, sì, perché ci sono un sacco di novità, a parte la Season 3 che è arrivata appunto all'interno di questa settimana, e vi invito ad andare a giocare perché è sempre un bel vedere. Arriverà la versione Ray Tracing anche su console, su Serie X, per quanto riguarda il multiplayer, non per la versione campagna in single player. Ovviamente su Serie S non sarà implementata, speriamo che questo non vada a ledere le performance, appunto, visto che insomma, multiplayer, performance, penso che sia un connubio indissolubile, ecco. Secondariamente, 343 ha dichiarato di essere completamente consapevole di non poter più fare delle season lunghe e che quindi si impegnerà a mantenerle più compatte possibile. Pertanto, ci aspettiamo che la nuova direzione intrapresa da Halo, quindi season, contenuti, upgrade tecnici, tutte cose, sia finalmente quella giusta. Davvero buona fortuna a Mastro Capo, ne ha davvero tanto bisogno. Detto questo, ragazzi, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, cliccate sulla campanella, ditemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, quale news vi ha riscontrato più croccantezza al palato. E detto questo, non mi resta altro che augurarvi buon divertimento, gamers, e alla prossima!